Boia raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbace ed oggi tornerò alle origini. Perché come state vedendo sotto ai miei occhi ho il mazzo che nel marzo del 2020 mi permise di raggiungere il record italiano di 8517 coppe. Poi fu superato, ma vabbè. Tuttora il video più visto del canale con oltre 13.000 like. E allora ho avuto la pazza idea di tornare ad utilizzare questo mazzo dopo tantissimo tempo in occasione della season di ottobre iniziata da poco meno di 2 settimane, dove sono stati rilasciati i pipistrelli evoluti. E siccome dovevo ancora provarli qua su YouTube, ho deciso di farlo in grande alla pace, tornando ad utilizzare il mio deck storico, il deck iconico del canale. E so anche dirvi l'ultima volta, per farvi capire un attimo, che avevo utilizzato questa versione del deck, perché mi sono ricordato che su Instagram vi lanciai una sfida attraverso un post dove, se avessimo raggiunto tot like, io quella sera in live sarei tornato a giocare questo deck. I like furono raggiunti, allora quella fu l'ultima volta, come state vedendo nella data del post, che effettivamente giocai questo mazzo. Che storia, eh? E io vi lancio una sfida anche a voi qua sotto al video e vi chiedo di raggiungere gli stessi like che fece quel post. Perché oltre al ritorno leggendario andrò a giocare provando anche la top 1 italiana. Non so se ci riuscirò perché partiamo da una top 10, ma ci proviamo. Adesso vado a far vedere un po' come siamo messi. Prima però volevo giusto precisare che, come magari qualcuno di voi si è accorto, ho messo le frecce al posto della zap, unica modifica che ho fatto al mazzo, perché con la zap, ragazzi, era inutilizzabile nel meta di adesso. Poi per il resto il mazzo è tutto quello. Mini P.E.K.K.A. al posto del Prince, moschettiere al posto della Queen, Goblin al posto o della seconda spell o della bandita, e poi anche gli stessi pipistrelli. Alla fine io, ragazzi, le mie migliori top 33 in ladder e top 17 nel torneo globale le ho fatte con gli sgherri e non con questa versione. Però questa è quella che ha dato inizio a tutto, quindi dovevo farlo. Dovevo provare i pipistrelli per la prima volta in questo mazzo. E adesso vedrete com'è andata. Un'ultima cosa, ragazzi. Voi mi vedrete giocare in questo video e anche nei prossimi con questa cover sobria. Io su Instagram vi ho lasciato un sondaggio dove vi ho chiesto se approvaste oppure no questa cover e devo dire che è stata una bella lotta. Quindi fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti se è Smash or PES, ok? Per chi non avesse capito il riferimento della cover, l'immagine, adesso vi do una delucidazione. Ok, ragazzi, adesso buona visione. Direi di iniziare dalla top 235 mondiale e forse anche top 10 italiana, top 8 italiana. Perfetto. Andiamo. Potrebbe essere la partita per le 2200 medaglie queste, perché siamo a 31 medaglie dalle 2 e 2. Quindi più 31 si può fare. Ve lo dico subito se sarà. Ecco, sarebbe un più 31 esatto. Tra l'altro lui è italiano. Utilizza il mazzo quello un po' particolare con Scintilla, Gigante Royale, Domatore. No, ma ha cambiato, ok. È bruttina con gigante con questo mazzo qua, eh. È Sparky, gigante Goblin Sparky con probabilmente Furia Zap, Furia Fireball, quindi spell abbastanza fastidiosa. Sapete cosa? Lui forse ha gli sgherri e meno male che ho messo le frecce. No, è Mega Sgherro. Madonna, sto parlando troppo presto. Ok, qua faccio anche il moschettiere. Incredibile come ha bettato il gigante Goblin difeso da un mini P.E.K.K.A. e 4 Goblin. Però, ok, la Furia è molto forte e anche il gigante Goblin lo è. Una delle win condition più meta del momento. Qua va a difendere solo con le frecce, ci sta. Aveva un brutto cycle probabilmente. Cioè probabilmente va al mini P.E.K.K.A. però ho fatto bene a non fare il mini P.E.K.K.A. Vediamo come difende questo spaccamuro. Perché ha fatto sia furia che frecce. Allora penso che siano queste le sue spell. A strega madre. Qua raga potrei fare subito un MK, perché le spell non le ha in cycle. La strega madre neanche. Quindi qua possiamo fare un MK e vedere come difende lui. Ok. Vuol fare un altro Mega Sgherro. Ci sta comunque questo. Non è male. Tra l'altro è un Mega Up che potrebbe fare quantomeno il jump a torre. Ah, buono, dai. L'ha fatto. L'ha fatto il jump a torre. Ok, andiamo con questi Goblin. E adesso anche il Miner, visto che nel mentre ha fatto pure Sparky. Quindi lo costringiamo comunque a difendere. Fa le frecce. Che ci sta, dopo che ha fatto Sparky, fargli fare 3 di Elisir, va bene. Io ne ho fatti 5. Però dovrebbe andare bene lo stesso. Il problema è che non ho MK in cycle. Però va bene. Qua, perfetto. Non ha tankato con niente là. Quindi facciamo questi ottimi spaccamuro. Perfetti, raga. E buona difesa, eh. Ragazzi, come non ha le frecce,
possiamo fare così, e poi anche Bats Evo, che dalla furia non dovrebbero morire se nel mentre ittano qualcosa. Perfetto, quelli non muoiono dalla furia in teoria, eh. Quelli non dovrebbero morire dalla furia. Ha ciclato le frecce. Ha ciclato molto bene le frecce. Comunque buono. Qua abbiamo tolto tutto. Possiamo andare con questi spaccamuro. Prendi il goblin! Ha preso il goblin! Let's go! Buono che ha preso il goblin, raga. Qua voglio fare mini pecca pipistrelli prima che faccia un'altra sparky. Fa lo stesso sparky lui. Ok. Buoni i danni, eh. Deve ancora difendere là, eh. Deve far frecce, ok. Ha praticamente fatto tutto, raga. Ha praticamente fatto tutto. Là gliela faccio fare la strega madre, raga. Peccato che ha bettato la Sparky. Potevamo forse evitare che hittasse quella Sparky. Però non prendiamo troppi danni, eh. Dobbiamo solo stare attenti adesso a un gigante goblin, esatto. Facciamo il gran... Buona Light del Mipekka sul gigante goblin. Deve difendere, non può neanche fare furia perché deve difendere già a sinistra. Fa il cavaliere, non ha niente di terra. Furia, vedete? Non ha shottato i Bats Evo. Furia che non ha shottato i Bats Evo. E là penso che la vinciamo con le frecce. E in ogni caso deve difendere anche a destra. Quindi GG, raga. Buona vittoria questa. L'abbiamo prestato molto bene. L'abbiamo prestato molto bene. Aveva frecce furia. Frecce furia comunque ci davano abbastanza fastidio, cavolo. Frecce furia contro un deck con pipistrelli evoluti. Non erano male come spell. Prima vittoria. Non ho visto se abbiamo preso esattamente 31 medaglie. Sì, come vi dicevo. Ne abbiamo vinte esattamente 31, quindi arriviamo a 2200 medaglie spaccate, 201esimi al mondo. A questo punto potrà fare 200esimo. Dovremmo aspettare di arrivare a 200esimi, perché è capace che qualcuno perda una posizione così, che è più clean. No, vabbè, a parte gli scherzi. Andiamo col prossimo. Spiega, qui apro, se no non posso prendere manco altri pauli. Andiamo col prossimo match. Non era sicuramente un matchup facile questo, però giocandolo bene si può vincere, mettendo una buona pressure. Se avessi avuto Zappa al posto di frecce come nel deck originario sarebbe stato pure meglio, una delle pochissime partite in cui sarebbe stato meglio. Raga, questo è un altro italiano, mi sa, eh. È quello che utilizza tre moschettieri. È il ragazzo italiano che utilizza tre moschettieri. Qua ha messo il timing di furia perfetto per counterare gli spaccamuro. Quindi buona giocata da parte sua. Qua, raga, facciamo subito MK. Qua facciamo subito MK visto che ha giocato questo estrattore. Andiamo con il Magnar sull'estrattore, chiaramente. Buona che ha fatto Monk, eh. Occhio che fa frecce, perché lui so che ha gli sgherri. Quel Monk comunque sì che tank. Madonna, ragazzi, incredibile. Incredibile quel Monk. Ok. Peccato che io ho attivato la centrale. Ma ha fatto una difesa buonissima lui. Cioè, da dire che il Monk. Quanto gli è rimasto in vita quel Monk con l'abilità? Incredibile, veramente, eh. Incredibile, veramente. Ok. Va bene, qua ha fatto furia così per ciclare. Peccato che il Magnar gliel'ho mandato sulla centrale, perché alla fine se non gli avessi attivato quella centrale avremmo fatto 1000 di danno, gli avremmo tolto l'estrattore. E questa centrale attiva che mi puzza. Che mi puzza parecchio. Mi pecca qua e un Magnar di qua. Faccio anche Goblin assieme a mi pecca. Va bene. Questo Monk è morto praticamente. L'estrattore gliel'abbiamo tolto di nuovo, quindi ci può stare. Quindi ci può stare. Vediamo come se la gioca adesso. Mi sembra che lui abbia gli sgherri. Quindi teniamola a mente in alcune situazioni. Pronti con le frecce. Qua uno entra se non fa nulla. Messo una buona furia ancora. Giocato ancora un'ottima furia lui. Faccio ancora questo mini pecca che deve difendere. Gli scelti. Magari ha cambiato versione del deck, eh. Gli scelti non me li ricordavo. Qua chiaramente devo fare anche dei goblin. Vediamo se provo a giocare ancora l'estrattore. No, non ci provo più. Facciamo frecce di cycle. Direi che possiamo fare un Magnar qua dal fondo. Cavaliere Evo. Allora io penso che farà un Monk di qua. Quindi preparo il mini. Ok, non riparte con l'estrattore. Va bene comunque questo mini pekka. Diciamo che qua sono obbligato a fare l'MK. Vuoi o non vuoi, sono praticamente obbligato. Ok, dai, quella bandita che torna però. Raga, i Bats a torre, eh. I Bats a torre stanno facendo bei danni. Madonna, raga. Qua per non liccare faccio questi goblin. Ok, stavolta frecce di cycle non le faccio. Devo fare un mini pecca di qua. Probabilmente lui fa gli scelti là a sinistra, eh. No, non fa gli scelti, allora qua l'MK lo faccio.
Secondo me qua avrebbe dovuto fare gli scelti lui, eh. Qua provo gli spaccamuro perché mi sembra di aver capito che lui non ha praticamente spell. Ok, ha fatto degli ottimi scelti lui. Praticamente sono rimasti bloccati i miei spaccamuro. Comunque guarda che lavoro che ha fatto, eh. Quindi buono lo stesso. Possiamo continuare la pressure. Questo miner è ottimo, raga. Ancora scelti all'ultimo istante che vanno a difendere gli spaccamuro. Ok. Non abbiamo subito un danno noi per adesso, eh. Moschettiere Goblin qua. E vediamo, qua non faccio niente, raga. Lui parte chiaramente con... E qua faccio un MK dal fondo per il cycle che ho, raga. Quindi lui proverà a caricare probabilmente con tutto là a destra. E dobbiamo essere molto bravi qua a difendere. Non sarà per nulla semplice. Facciamo frecce. Buone. No, mi è sfuggito. Cavolo, mi è sfuggito. Dovremmo riuscire a difendere lo stesso. Però con... Madonna quanti danni che ho preso, raga. Incredibile quanti danni è riuscito a farmi... Madonna, ragazzi, quanti danni mi ha fatto quella bandita, ma veramente? Stava per jumpare a torre, incredibile. Sta bandita mi sta veramente massacrando. Buono, buone le frecce, raga. Buonissime le frecce. Ho preso lo spirito curante con le frecce. Madonna, si stava complicando tantissimo la partita. GG. Forse non è stata neanche la partita più meritata, ma intanto ce la portiamo a casa, altre 30 medaglie e saliamo in top 160 del mondo. Andiamo avanti subito, ragazzi. Ok, trovata. Quante medaglie ha questo? Raga, questo sarebbe veramente una vittoria importantissima per la scalata. Alla top 1 italiana, eh. Perché ha veramente tante, tante medaglie in più di noi lui. Possiamo fare Miner Break First Play. Cavaliere d'oro. E tornato sugli spaccamuro, sì. Però non per attivare la centrale, ma l'ha fatta indietro. Ha fatto anche l'abilità che non so se fosse onestamente necessaria. Potrebbe avere Golem. Potrebbe avere Gigante Elettrico. Il Gigante Elettrico è molto meno utilizzato oramai. Comunque mi duole dirlo, ma con Cavaliere e Tornado penso niente di buono per noi come matchup. Qua non posso lickare. Se è un deck molto pesante, non mi conviene andare a per due. Non posso lickare. Non posso neanche fare un mini pack a Bazza al ponte, nonostante non avesse né il Cavaliere d'Oro né la Tornado. Perché se poi tira fuori Giant, proprio non ce lo possiamo permettere. Qua vado con Miner Bazza perché comunque ancora non ha Tornado e ha fatto anche la Fireball. Ok, raga, forse a Drill, sarebbe molto meglio di tutte le cose che stavo pensando fino ad ora. Forse a Drill, Cavaliere d'Oro e Tornado. E qua facciamo MK dal fondo perché dovremmo essere un po' sopra. Cavaliere e Cavaliere d'Oro per lui. E a Drill, sono abbastanza sicuro. Quindi gli mancano soltanto due carte oramai. Che dovrebbe essere Drill e la struttura, spero, bombardiera piuttosto che la Torre Inferno. Chiaramente. Poi gli faccio questo moschettiere. Lui è capace che faccia il boia direttamente sul moschettiere. Ma fa Fireball, raga. Che non è male comunque per noi, eh. Allora gli facciamo fare Tornado. Qua possiamo fare Frecce Predict. Vamos! Vamos, raga, precise, precise. Guarda quanti danni. Grazie a queste frecce. Che era proprio a corto di Elisir. Lui non ha lo spirito del ghiaccio. Lui non ha lo spirito del ghiaccio in questa versione. Perché appunto ha sia Cavaliere che Cavaliere d'Oro. Tornado Fireball. Non ha neanche tronco. E non ha neanche tronco. Allora, facciamo gli spaccamuro qua. Questo lo blocchiamo col mini pack. E poi possiamo fare i goblin. Chiaramente gli spaccamuro sulla drill sono buoni perché shottano il primo goblin. E in più tolgono tantissima vita alla stessa drill. Andiamo di mania, arriva il cavaliere su, una hit del mini pecca sul cavaliere, non serve male. Attenzione ai goblin che deve difendere. Bro! Sperava che i goblin andassero sul... no, GG. GG, raga, GG. Allora, ve l'ho detto subito che appena ho realizzato che avesse drill, molto meglio di tutte le altre cose che stavo ipotizzando, fra gigante elettrico, fra golem, decisamente, forse questo era il miglior match. Comunque aveva boia, aveva tornata, aveva fireball, abbiamo sfruttato molto bene il per uno. Nel Perù è importante prendere vantaggio. Quel play di frecce, cioè alla fine se non avessi fatto quel play di frecce non avrei fatto un danno. Quindi 39 medaglie, questo è quasi un più 40, eh. Questo è quasi un più 40. Vediamo dove ci portano queste 39 medaglie in più. Intanto 130esimi al mondo.
potremmo quasi prendere la top 100. E in Italia, quinti. Siamo partiti dalla top 8, siamo quinti. Con un game arriveremmo. No, con un game niente. Ce ne servono due per forza per arrivare terzi. E non passiamo neanche per la quarta posizione. Vediamo, raga, perché già queste tre partite sono state belle intense. Tre vittorie di fila, niente male. Infatti, come vi dicevo, non aveva né spirito né tronco lui nel deck. Per adesso i pipistrelli evoluti, cioè, non ci sono stati, posso dire, neanche chissà quanto utili per vincere queste partite. Anzi, non ci sono stati utili affatto, mi verrebbe quasi da dire. Però vediamo se troviamo qualche altra partita in cui ci dimostrano qualcosa. Stesso discorso che ho fatto quando era 2000. Ah, ho fatto esattamente 100 medaglie dall'inizio, raga. Con queste tre partite ho fatto esattamente 100 medaglie. Singolare fare esattamente 100 medaglie con tre partite che di solito sono 90 medaglie. Perché stavo per dire che comunque possiamo fare un più 31 e arrivare a 2300 medaglie. Stessa cosa che avevo detto quando eravamo a 2169 e lì ho realizzato che avessi fatto esattamente 100 medaglie. Vediamo, nell'attesa intanto per la possibile partita delle 2300, che poi in realtà potremmo arrivare anche quarti in Italia, se qua prendiamo 36 medaglie, mi sa. Che possibile, ne abbiamo appena vinte 39. Vi dico, se avessi perso sarebbe stato un meno 21. Se avessi perso questa partita del più 39. No, questo ha addirittura meno medaglie di noi. Quindi non sarebbe neanche un più 30. Però, raga, partita comunque molto importante. Quindi buona fortuna al nostro avversario. E iniziamo con Magnier spacca un muro first play. Goblin per lui, vediamo se ha tronco. Sì, Goblin tronco. Potrebbe avere domatore, eh. Oh! Non ho capito questa interazione. Ve lo giuro, non ho capito questa interazione. No, raga, Logbait. Ok, qua non avevo né Goblin né frecce, quindi difendiamo quelli qua. Però hanno fatto una buona difesa. Miner spaccamuro viene sempre difeso da Goblin più tronco. Vi giuro che non ho capito, però buono così. Non ho capito neanche questo suo cavaliere, in realtà. Possiamo fare l'MK dal fondo, dalla lane della Princess. Per il cycle che ho. E quel moschettiere direi di lasciarlo da solo, senza fare Miner, senza fare nulla. Un Knight potrebbe arrivare se non fa nulla, eh. Fa lo spirito. E qua ci limitiamo a questi goblin. Lui farà la tronco. Là potevo fare frecce predict. Attenzione che i goblin li ha messi ancora una volta. Oh, non erano proprio precisi, eh. Potevo fare frecce predict là. Ci sta. Non abbiamo rischiato nulla. Ci sta. Questo Magnar non mi è piaciuto. Lo difende comunque con il cavaliere. Quindi può andare bene. Alla fine penso che noi possiamo fare il moschettiere su quella queen. Sì. Sì, su quella queen. Vabbè, abbiamo capito. Abbiamo preso una sola hit dal. No, due. Alla fine ne è arrivata un'altra. Ci può stare. Ci può stare. Allora, quel moschettiere se non lo difende da una hit, quindi penso che farà ancora una volta lo spirito del ghiaccio. Penso che dia una hit. Sì, l'avrebbe dato se non avesse difeso. Siamo in leggerissimo vantaggio, ragazzi. Torre Inferno ci dà molto fastidio, ovviamente. L'ho detto all'inizio, quando vi ho fatto presente che avessi messo. Oh, raga, proviamo a prendere di frecce, qua lo proviamo. Bene. Deve far Torre Inferno, sapete? Ragazzi, mamma mia, buonissimo. Non aveva altro, capito? Non aveva letteralmente nient'altro. Qua non voglio fare i pipistrelli evoluti, faccio il mini pekka. Che comunque è abbastanza buono. E ripartiamo con un MK dal fondo sulla lane di destra. Abbiamo questi pipistrelli evoluti adesso in cycle, eh. Vabbè, lì difende semplicemente con uno spirito del ghiaccio. Possiamo andare così, così. Peccato che non si è riusciti neanche a far fuori la Princess. Quantomeno è morto il cavaliere. E deve ancora difendere il. Vabbè, là, raga, le frecce le faccio. Là, le frecce le faccio. Partita che si sta sicuramente complicando. So fare un miner dietro e basta, guarda. Un semplice miner dietro. E riparto con un MK, però a sinistra. Perfetto. Perfetto questo MK, raga. Prenderò comunque un po' di danni, ma si prendono sempre danni, purtroppo, dal barile Goblin. Perché comunque sigo anche le frecce. Ma non posso sempre fare le frecce in comodità comunque, quindi non è proprio così facile. E qua non posso fare nient'altro. Lui farà i Goblin sul Miner, che non ha predittato, quindi manco male. Lui ovviamente ha la Rocket, quindi se non riusciamo a prendere un bel vantaggio si complicherà sempre, sempre, sempre di più. Rocket che non vi dico che fa adesso sull'MK, ma potrebbe quasi pensarci. Qua se non entra quello spirito del ghiaccio preferisco, vi dico la verità. Preferisco assolutamente se non mi entra quello spirito. Qua devo distrarlo questa Torre Inferno, raga. Non posso dare sempre tutta quella value alla Torre Inferno. Dobbiamo provare. Ah, buono qua, raga, buono, eh. Qua buono. Qua non è male. Ha dovuto addirittura fare un'altra Torre Inferno. Il moschettiere sta hittando torre. I Bats evoluti sono sotto torre.
La princessa ha fatto un buon lavoro. Poteva andare meglio ancora una volta. Tra l'altro, questo suo barile goblin è veramente buono. Ci fa tantissimo danno. E siamo così arrivati al per 3. Siamo così arrivati al per 3. Qui non dovrei prendere hit, nonostante io non abbia fatto buono, non ho preso hit. Non abbiamo preso danni qua. Buoni questi pipistrelli. Devo mettere più pressure possibile, raga. Questa è un'ottima pressure. Questa è un'ottima pressure, raga. Questa è un'ottima pressure. Faccio anche moschetto. Vamos! No, aspetta. Oddio. Princess? No, game over, raga. Freccia GG. Let's go! Frecce fanno 147, mi sembra. Let's go. Bella vittoria. Qua i pipistrelli evoluti potevano avere una buona value, che però in realtà poi non hanno neanche preso chissà quanta. Importante, ragazzi, la vittoria. 28 medaglie, 2297, 113esimi al mondo. Siamo a una partita dalla top 100. Raga, sapete che forse siamo a due partite dalla top 1 italiana? Eh sì, se facessimo 2 più 30 standard, arriveremmo in top 1 italiana. Certo che siamo già a 4 vittorie di fila, eh. Quindi non sarà così semplice fare queste due vittorie. Proviamoci. Tra l'altro mi è arrivata la notifica. Un altro giocatore top sta cercando uno scontro. E allora andiamo a beccarci questo giocatore top. Siamo qua apposta. Let's go. Stavo a dire, goccio d'acqua, non c'ho manco tempo per il goccio d'acqua. Ok, chissà se era questo il giocatore top a cui si riferiva la notifica. Allora, più medaglie di noi lui, eh. 26 medaglie in più di noi. Va, dei piazzamenti abbastanza buoni. Con lo spirito curante potrebbe avere l'estrattore o sparchi. Mi sa che è più possibile abbia sparchi. Più probabile abbia sparchi, raga. Estrattore intendevo il tiramoschettieri. Oh! Cos'è? Raga, vi giuro che non ho la minima idea di che mazzo abbia, eh. Spirito curante, pipistrelli e miner, non ho la minima idea di che deck abbia. Raga, non ho mai visto niente di simile, eh. Forse ha tre moschettieri. Sì, no, ha tre moschettieri, ha tre moschettieri. Vediamo se mi predicta il miner, chiaramente spero di no. Non me l'ha predittato, buono. Qualche danno su, buonissimo, importantissimo. Ottimi danni. Anzi, l'abbiamo proprio tolto. Quindi, sì. Ottimo, veramente. Facciamo i buzz che non bastano, quindi facciamo anche il mini pack, ovviamente. Lui ha messo un buono spirito curante. Eh sì, un buono spirito curante ha messo. Qua devo fare le frecce anche. Buone frecce, però. Perché i goblin adesso dovrebbero essere in grado di full counterare la bandita. Buono, buono. Questa bandita di troppo da parte sua. Allora, devo ancora capire quali carte ha, perché ha un deck tre moschettieri molto particolare. Però fra tutti i matchup che potevamo prendere, direi che questo non è affatto male, eh. Allora, intanto facciamo ancora gli spaccamuro. Buono qua, eh. Qua faccio subito un mini pack perché gli voglio mettere instant pressure. Vado anche con i goblin. Buonissimo, eh. Ora, io non so cosa abbia, ma se non ha tipo un barile barbarico, qua è in difficoltà. Raga, che buona. Che buona pressure qua. Guardate i buzz! Sono ancora in vita! Sono ancora in vita quei pipistrelli. Incredibile. Ok. Vediamo se lui se la gioca ancora e fa tre moschettieri oppure. Forse si arrende, eh? Si è arreso. Ma che tra l'altro lui, i miei pipistrelli evoluti, non li ha difesi con i suoi pipistrelli evoluti? Mi sa di sì. Però i miei li hanno massacrati. Vabbè, meglio. Perché si sa che effettivamente quando metti una truppa sopra di una truppa che c'era già, è più probabile che la truppa che c'era già, appunto, faccia danni, non so come dire, più velocemente. Non lo so, però prende comunque un certo vantaggio. Però letteralmente sono rimasti in vita. Tre dei miei pipistrelli hanno fatto metà torre. Che buona vittoria, raga, eh. Lui ha sbagliato a giocare gli estrattori. Lui ha sbagliato a giocare gli estrattori e si è riusciti a gestire perfettamente il push quando appunto giocava questi 6 elisir dell'estrattore. Lo split push in realtà, perché la giocata decisiva è stata fare un buzz, tra l'altro evoluti. Ci ha detto anche culo che. Culo.
Ha sbagliato lui a fare l'estrattore, però proprio quando ha rifatto quell'estrattore, i nostri Bats tra l'altro erano evoluti e quindi non sono morti dallo spirito curante. Bats che io avrei fatto lo stesso, questa play l'avrei fatta anche se avessi avuto i Bats normali, che invece sarebbero morti dallo spirito curante. Quindi poi ha dovuto difendere, diciamo, con tutto la sinistra, perché i pistoli evoluti chiaramente gli hanno messo molta paura sotto torre. E nel frattempo gli ho fatto un mini P.E.K.K.A. Goblin a destra, senza neanche aspettare che il mio fantasma arrivasse dalla mia lane perché volevo subito. Tanto il mini P.E.K.K.A. due hit l'ha fatto fuori il fantasma e poi è ripartito subito verso la sua torre, quindi veramente un'ottima vittoria, sicuramente un matchup buono rispetto a tanti altri di quelli che si possono beccare. Banalmente anche il logbait di prima era molto più complicato, questo tre moschettieri che era totalmente diverso era sicuramente più difficile. Abbiamo beccato due volte i tre moschettieri in 5 partite. Particolare, poi ha beccato Sparky, che non è sicuramente un matchup facile. Ragazzi, forse siamo alla partita della Top 1 italiana, eh? Siamo terzi in Italia e con una vittoria potremmo arrivare primi. Al momento, 87esimi al mondo, niente male. Ragazzi, vi chiedo di lasciare un like, che io la Top 1 la provo. Però se non dovesse andare, ci riproveremo magari in un prossimo video. Non so sempre se con questo deck, fatemi sapere se vorreste rivedere Mega Power Breaker in una delle prossime scalate, non per forza inizio stagione, ma anche adesso, appunto, che non siamo proprio all'inizio, però manca ancora tantissimo perché questa è una stagione lunga. Questa è una stagione lunghissima, mancano 24 giorni ancora a fine season, nonostante sia iniziata già da quasi 2 settimane, perché sto registrando questo video di giovedì, quindi sì, fra 3 giorni sono passate 2 settimane dall'inizio stagione. Ragazzi, andiamo. Ah, tra l'altro non abbiamo fatto più 30, ma più 32. Quindi adesso ci basterebbe un più per arrivare primi in Italia. Un più 26, 25 arriveremo a pari merito, quindi più 26. Si può fare, direi che si può fare, raga. Cioè, nel senso, 26 medaglie si possono vincere, basti che non trovi uno con 100 medaglie in meno, anche se ne trova uno con 40 vanno bene. Il problema è poi vince la partita. Siamo anche reduci da quello che era un matchup buono, quindi chissà che cavolo ci darà adesso. Sto ancora aspettando, vedete che c'è sempre lì il countdown che sta andando, 12 secondi, 10 secondi. Sì, ma sto tempo stimato, regà, serve a poco. Cioè, è un dato che è praticamente inutile. Infatti, il tempo stimato è finito, ma la partita non l'abbiamo trovata. Quindi qua siamo quasi a 1 minuto di cerca della partita in top 100 mondiale. È così molto spesso, comunque. In top 10 o top 20 addirittura puoi aspettare pure 10 minuti. Se non di più alle volte, eh. Ragazzi, continua a ricercare questo avversario. Ma non lo trova, non lo trova. Ci starà forse cercando il counter? Sarà mica aspettando che uno con un bel counter starti la partita? Ok, trovata. Azz, questo lo so chi è, raga. Questo utilizza Draghi Inferno, Barbari, Tesla, Gelo, Frecce. Ora, io non dico nulla, però. Io non dico nulla. Domatore, domatore come win condition. Domatore gelo. Forse a bombarolo anche. Oh, l'ha fatto il trick per evitare che entrasse uno spaccamuro, con la Sigole mega bloccato. Ah, questo starta subito così proprio. Madonna, se avesse hittato, guarda. Innervosivo, non poco. Qua fa direttamente i barbari? Sì. Raga, un grosso problema è il Draghi Inferno. Draghi Inferno anche Ice Golem che dà una bella copertura dietro a lui. E non dovrebbe avere. Non ha tornado lui in questo mazzo, quindi facciamo il miner dietro. Gli spacca muro a sinistra invece. Forse a frecce, come dicevo. Sì, frecce e anche barile barbarico. Madonna, barile barbarico non me lo ricordavo, eh. Non so come fare a non dare value al suo maledettissimo Draghi Inferno, purtroppo. Devo stare molto attenti alla gelo. A tripla spell, gelo, frecce, tripla spell. Raga, l'ha fatto il Draghi Inferno, ma non posso fare MK davanti. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Ma non credo che qua abbia fatto una bella giocata, eh. Vi dico la verità. Qua non ha fatto una buona play lui, eh. Voglio fare questo mini pack al ponte. Madonna, che buono l'ice golem, cavolo. Ok. Mini pack deve ancora difenderlo? No. Poteva andare anche meglio qua, vi dico la verità. Lui aveva fatto una brutta giocata, veramente. Purtroppo non ho potuto sfruttare i pistoli evoluti perché ha le frecce. Avendo lui le frecce, i pistoli evoluti non prendono chissà quanta value.
Ok, facciamo un MK dal fondo qua, eh. Io devo ancora capire se lui ha gelo, ma penso di sì. Cioè, sono abbastanza sicuro che abbia gelo. Facciamo queste pipistrelle evolute di qua, intanto. Faccio un altro moschettiere. Altri pipistrelli perché farà barbari. Vuole fare i barbari lui. Buono, raga. Buono, ha fatto il jump. Ha jumpato, ok. Ok, buono. Tanti danni, tanti danni. Il moschettiere che prende la Tesla forse entra uno spa. Ha dovuto difendere. Ha dovuto difendere. Qua faccio mini pekka goblin al ponte. Tengo alta la pressure. Ok. Va benissimo perché lo stiamo autociclando, eh. Buono, raga, buono. Deve fare. Non so se ha ciclato le frecce in realtà, eh. Non ha ciclato le frecce, deve far Tesla. Gelo, ok. Gelo, gelo, gelo. Va bene. Va bene. Calma. La pulsa di là mini pekka. Ottimo mini pekka per non prendere neanche la hit. Perfetto, facciamo un magnet da solo. Facciamo adesso anche gli spaccamuro che probabilmente lui farà il bariglio barbarico. Questi spaccamuro deve difenderli probabilmente con. Ok. Calma. Faccio subito pipistrelli così lo costringo a fare le frecce. Possiamo fare un magnet di qua che adesso farà le frecce sui pipistrelli probabilmente. No, non fa le frecce. Buona difesa, ragazzi. C'è il moschettiere che si gira anche sul domatore e ci aiuta sicuramente. Deve difendere anche a sinistra, quindi questi spaccamuro glieli gioco. Qua frecce sulla Tesla. Ah, raga, manca una sola frecciata, eh. Manca una frecciata. Questo miner dietro. Ah, GG, è stato un moschettiere. Comunque direi che avevamo vinto a prescindere. Ragazzi, primi in Italia. 34 medaglie tra l'altro. Quindi un fottio di medaglie. E siamo abbondantemente primi in Italia. Ci stavamo preoccupando del più 26, ne abbiamo prese 34, 67esimi al mondo. E adesso andiamo a vedere primi in Italia. Così, in un video, 6 partite su 6 vinte, dopo 3 anni che non utilizzavo il deck delle 8500 coppe. Allora, vi dico subito, abbiamo trovato dei matchup fattibili. Quest'ultimo deck, secondo me, non era così semplice il matchup, ma ci siamo giocata molto bene, abbiamo messo una pressure perfetta. Costava di più il suo mazzo, quindi anche il fatto che fosse più pesante. E poi ha sbagliato 2 volte i barbari, cioè ha fatto 2 barbari oscene. Una volta li ha fatti in attacco, totalmente a caso, quando aveva MK. Probabilmente non aveva capito che io avessi MK. Un'altra volta li ha fatti sul jump del Gran Cavaliere. E quindi, se io avessi fatto frecce nel mentre, lì saremmo entrati direttamente a far torre, per farvi capire. Però forse non avevo Elisir, o comunque non mi immaginavo che mettesse quei barbari così brutti. Questo è uno che tra l'altro ha anche un ottimo piazzamento in ladder, penso. Top 38 con questo deck, infatti lo conoscevo, vi ricordate che già vi avevo detto che utilizzasse questo mazzo storto. Top 38 eppure top 57 nelle nuove leghe con 3600 medaglie e 8675 coppe. Di record leghe vecchie, che a confronto chiaramente alle 9000 coppe di adesso, sono tutta un'altra difficoltà. Ma non c'è neanche bisogno di specificarlo. Spero. Quindi, ragazzi, niente. Quello che volevo dire è che abbiamo trovato bene o male dei matchup tutti fattibili, assolutamente. Poi abbiamo giocato sicuramente bene, però queste 6 vittorie di fila non abbiamo trovato dei golem, non abbiamo trovato anche banalmente il domatore pirotecnica, cavaliere voluto, spirito elettrico che sta girando adesso. Sarebbe stato un matchup molto complicato e interessante da vedere. Quindi io sicuramente vi porterò un altro video con MK Wallbreaker. Però ragazzi, mi raccomando, bel like. Arriviamo appunto ai like che vi ho fatto vedere a inizio video del vecchio post su Instagram. Prendo quello come riferimento. E niente, dai, vi ho riportato il deck del record italiano, che è tuttora il video più visto del canale. E siamo arrivati primi in Italia e 67esimi al mondo. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento se vi va e passate a seguirmi anche su Instagram per rimanere aggiornati su questo tipo di contenuti su Clash Royale. Grazie per aver seguito il video. Ciao!